Siamo con Antonello Soro, garante della privacy. Appena qualche giorno fa avete presentato la relazione della vostra attività annuale anno 2015. Presidente, che anno è stato questo 2015? Un anno di crescita sicuramente dell'autorità, anche di crescita dei problemi, come evidente. L'autorità vive una stagione di rincorsa rispetto ai mutamenti di una società che pone una serie di problemi sempre più connessi con la trasformazione della vita nella direzione della dimensione digitale, quindi una serie di nuove sfide. È proprio così difficile poter coniugare le esigenze del mercato con la difesa di un diritto della persona così rilevante? No, io penso che sia indispensabile in generale coniugare le esigenze di crescita dell'economia, anche dell'economia tradizionale, con il rispetto della dignità delle persone. È uno dei fattori che segnalano la direzione della civiltà. Ancor più questo diventa indispensabile in una economia fondata sui dati. Dietro quei dati ci sono delle persone. Immaginare una crescita e uno sviluppo dell'economia digitale che trascuri la tutela dei titolari, delle persone alle quali appartengono quei dati, significa non avere presente questo nesso molto stretto che esiste fra dato e persona. E questo si traduce in alcuni errori di valutazione da parte delle imprese. Il patrimonio informativo delle imprese è un patrimonio preziosissimo. Immaginare che le imprese, che diventano sempre più grandi quanto più facilmente riescono ad aggiornare, adeguare alla dimensione digitale il loro apparato, la loro gestione, la loro struttura, e immaginare che queste imprese non tutelino il proprio patrimonio sarebbe un errore, e spesso capita di verificare che è un grande errore. Ma prescindendo dalla vulnerabilità del patrimonio informativo per gli effetti terribili della nuova criminalità informatica, ma direi in generale per la sicurezza degli utenti, per l'affidabilità da parte degli utenti. Quindi il punto d'incontro nasce dalla volontà che deve maturare nella cultura dell'impresa di riorganizzarsi in senso pro-privacy, nel senso di progettare il loro sistema, la loro organizzazione, avendo la consapevolezza che proteggendo i dati proteggono la loro impresa e accrescono il loro potere. È un percorso non facilissimo, ma credo che in questi anni anche nel sistema industriale italiano come in quello europeo vada maturando una nuova consapevolezza di questi nuovi valori. Viviamo in un'economia digitale e viviamo in un'economia dei dati e noi stessi siamo fonte di dati. Se facciamo il caso molto rilevante per il pubblico dei cosiddetti social networks, noi diventiamo una merce preziosa. Naturalmente la norma protegge il cittadino, ma poi anche il cittadino deve essere consapevole. Quanto pesa la norma e quanto è rilevante questa consapevolezza in un caso così pervasivo come quello dei social networks? Direi che prevale ancora moltissimo nel rapporto fra gli utenti, adesso non so, chiamiamoli gli attori della comunità dei social, un senso di ingenua fiducia ed innocente leggerezza nel momento in cui si racconta di sé tutto a un circuito che si ritiene un circuito ridotto, piccolo, amicale. Il punto di maggiore debolezza è proprio nella ingenuità con cui non solo i giovani ma anche le persone adulte, anzi in questo momento forse più gli adulti e gli anziani rispetto ai ragazzi, continuano a consegnare
gran parte dei propri progetti, dei propri sentimenti, dei propri obiettivi, degli interessi anche alla comunità dei social. Questo naturalmente produce l'effetto che quelle informazioni, una volta che entrano in rete, entrano in una dimensione che non ha né spazio né tempo e tendono a uscire dal controllo di chi li ha postati. Quindi un ruolo straordinario dobbiamo avere tutte le istituzioni nel educare sempre di più alla vita digitale tutti quelli che vogliono beneficiare dei grandi servizi, delle grandi opportunità che la rete offre, che naturalmente sono assolutamente importanti. Per altro verso, non c'è dubbio che i gestori dei social, come tutti gli attori dell'economia digitale, raccolgono i dati perché i dati diventano uno strumento di arricchimento clamoroso. Quei dati vengono attraverso un percorso neanche tanto complesso, consegnati, stoccati in grandi archivi elettronici in cui vengono rielaborati, mixati, analizzati, fino a produrre non solo profili utili per la pubblicità, per la intermediazione fra consumatore e produttore, ma anche per condizionare sostanzialmente i comportamenti sociali. E quindi il potere di chi detiene i dati è un potere enorme e difficilmente in modo spontaneo i titolari di questa grande ricchezza vorranno rinunciare a tutti i privilegi che questa prima fase dello sviluppo dell'economia digitale ha consegnato loro. E quindi occorre che ci sia intorno a questo tema una grande assunzione di responsabilità dei governi, dei parlamenti, degli stati, perché la disciplina di questo campo venga prodotta in una dimensione naturalmente la più vasta possibile. È chiaro che la legge di un singolo stato non può contenere l'articolazione globale dei grandi giganti della rete, però c'è da dire che da questo punto di vista l'Europa, e posso dire in Europa noi fra i primi, abbiamo favorito una assunzione di responsabilità che oggi si concretizza nel nuovo regolamento europeo in materia di protezione dati, che è un modello tendenzialmente globale, non solo perché il grande mercato europeo dei consumatori fa gola ai giganti di tutto il mondo, ma perché i consumatori europei diventano più esigenti e perché il regolamento europeo diventa efficace anche nei confronti delle imprese extraeuropee. Quindi si verifica un bel salto di fase introducendo elementi di certezza in un campo che per un po' di tempo è stato anarchico. Naturalmente esistono ancora grandi spazi di elusione, di alterazione della concorrenza, oltre che di minaccia alla tutela dei dati e dei diritti personali. Però siamo entrati in una fase in cui nel mondo cresce questa consapevolezza del bisogno di una disciplina universale, che rimane un'utopia oggi, in un campo di contraddizioni, di ritorni nazionalisti. E tuttavia devo dire che mentre in tutti gli altri campi la spinta nazionalista tende a essere prevalente, in materia di protezione dei dati personali c'è una tendenza verso la convergenza. Basterebbe ricordare che soltanto poco più di un anno fa il Brasile ha scelto un proprio ordinamento che è molto ispirato dalla legge europea, che il Canada ha una protezione dei dati che è a livello europeo e che per effetto della competizione che si è aperta fra Europa e Stati Uniti in seguito alla sentenza di annullamento del Safe Harbor, anche gli Stati Uniti stanno spostandosi sempre di più su profili di tutela simili a quelli nostri. Quindi è straordinariamente quello della tutela e della protezione dei dati personali uno dei pochi campi nei quali nel mondo si affaccia o si intravede la possibilità di una convergenza molto larga e molto importante. Questo può essere
una spinta per investire di più in questo campo, anche per far crescere nel mondo elementi di aggregazione in un tempo in cui quelli, diciamo, centrifughi non mancano. Lei ha definito la privacy, leggo testualmente, come un diritto sempre più universale, ovvero un presupposto intangibile di libertà e di dignità della persona. Eppure, al di là dei sospettati, indagini di terrorismo, investigazioni giudiziarie, per così dire a strascico, mettono in qualche caso a dura prova, diciamo, questo principio universale. Ecco, Presidente, vorrei chiedere qual è il rapporto tra libertà e sicurezza, tra privacy e prevenzione? Naturalmente il diritto alla sicurezza è un diritto, direi, che è innato nell'uomo e che nessuno mette in discussione come un diritto straordinariamente rilevante. Ma nessun diritto è mai assoluto, così come non è assoluto il diritto alla privacy. Il problema è di governare questa relazione difficilissima in alcuni momenti, al di fuori della spinta emotiva che in alcune fasi, purtroppo quelle che stiamo vivendo, segnate da un enorme allarme sociale per la minaccia terroristica e anche da una esaltazione che spesso viene fatta del potere delle tecnologie come risolutrici di tutte le contraddizioni e di tutti i problemi. Il punto di equilibrio sta nella proporzionalità. Si può rinunciare a una parte della nostra libertà per consentire a tutti di avere un po' più di libertà e di sicurezza. Non si può immaginare che la privazione di libertà di per sé produca sicurezza. In alcuni momenti abbiamo assistito a esperienze di governi, e in alcuni casi ancora questo capita, in cui la raccolta massiva, la sorveglianza totale, indiscriminata delle comunicazioni di tutti i cittadini è sembrata essere la risposta per assicurare la tutela e la sicurezza, per dare sicurezza ai cittadini dalle minacce del terrorismo e della criminalità. In realtà le esperienze di questi anni dimostrano che questo non è stato, che i dati che vengono raccolti devono anche essere analizzati e quindi è inutile raccogliere miliardi di informazioni se non si è poi capaci di raccoglierne il bandolo, di trovare il bandolo per il quale serve la testa dell'investigatore e non può essere delegata all'intelligenza artificiale. L'esperienza del Datagate negli Stati Uniti, ma devo dire le esperienze europee purtroppo di quest'ultimo anno, dimostrano che gli autori dei reati, delle stragi, il più delle volte erano noti, però poi se ne è persa la traccia per un deficit investigativo di polizia. Quindi il punto d'incontro è, il punto di sintesi è la proporzionalità. Se la raccolta di informazioni si fonda su un presupposto, su un sospetto, su una indagine in corso, io credo che sia giusto che l'investigatore disponga di tutte le informazioni possibili. La pesca a strascico è una scemenza, si è dimostrato che è una scemenza. Presidente, vorrei farle due casi specifici. Il famoso caso Apple FBI, a seguito degli attentati, diciamo, di San Bernardino, e poi il caso italiano di WhatsApp in risposta alle richieste della magistratura italiana. Non si crea il paradosso in questi casi che addirittura le imprese private si ergano a paladini, a tutori della privacy, quasi come se il nemico fosse l'organismo pubblico, certo, di investigazione? Io l'ho avuto modo di dirlo immediatamente. Ho la sensazione che da parte di Apple in quella vicenda ci sia stata una gigantesca operazione di marketing. Guadagnare la bandiera dell'azienda più attenta alla privacy dei cittadini. E altrettanto da parte di WhatsApp nella vicenda che ha visto impegnati la Procura di Milano, che chiedevano semplicemente di accedere a informazioni sulla base di presupposti molto puntuali, tant'è vero che poi anche in assenza della collaborazione di WhatsApp hanno potuto arrestare i sospetti di terrorismo. Altrettanto nella vicenda di Apple non si chiedeva di avere la disponibilità del codice sorgente
che organizza l'azienda e i servizi dell'azienda americana. Si chiedeva semplicemente di accedere a una informazione alla quale loro erano in grado di accedere collaborando con gli investigatori. Vede, il paradosso di questa vicenda è che queste società che hanno beneficiato e si sono fortemente arricchite comprimendo la privacy dei cittadini, arrivando a dire, come faceva Zuckerberg soltanto qualche anno fa, che la privacy è morta, adesso diventano i tutori, cifrano giustamente WhatsApp, ma abbiamo avuto modo tutti quanti di leggere che Zuckerberg ha recintato con muraglione degno di altra causa tutta la sua proprietà nella sua abitazione privata per non essere visto dai vicini di casa. Evidentemente la privacy non è proprio morta, è morta quella degli altri, che è il paradosso che noi viviamo tutti i giorni. Nella privacy vige la regola del NIMBY, mai nel mio giardino. Siamo molto tolleranti per la invasione nella privacy degli altri, siamo molto gelosi della nostra. Bisognerebbe cercare di trovare anche qui un po' più di equilibrio. Lei ha fatto riferimento anche ad un'area molto delicata della tutela della privacy e della tutela della dignità della persona, che è quella dei dati sanitari, un argomento scottante che va trattato con grande delicatezza. Biobanche, genomica, interoperabilità delle cartelle cliniche. Spesso si ha la sensazione che ogni struttura sanitaria locale sia abbandonata a se stessa e abbia una propria regola di principato locale. C'è questo rischio effettivamente, e cosa si può fare per contrastarlo? Beh, sicuramente negli anni passati la prima fase di informatizzazione delle ASL, quindi di prime iniziative di formazione del dossier sanitario, è avvenuta con molta improvvisazione, e gli studi fatti dalle università romane hanno accertato che nella gerarchia della vulnerabilità delle banche dati proprio quelle della ASL erano quelle più esposte, paradossalmente quelle che avevano il patrimonio di informazioni più delicate. Ora è naturalmente partito un processo di più avanzata consapevolezza da parte dei responsabili, ma anche perché per fortuna sia le leggi, sia i regolamenti, sia i provvedimenti del garante hanno creato una serie di indicazioni molto puntuali e quindi la prospettiva sarà quella di avere la conservazione e l'utilizzo delle informazioni sanitarie all'interno di un sistema di garanzie di sicurezza non solo informatica ma di protezione dei dati, che, come io cerco di ricordare sempre, è un po' più, è molto più della sicurezza informatica. Se l'esattezza dei dati non viene garantita, non viene garantita la vita delle persone. E quindi ecco che questo è uno dei campi in cui dobbiamo investire molto di più. Deve investire l'istituzione pubblica nell'assicurare il massimo di risorse per questa finalità, ma dobbiamo tutti noi fare un grande sforzo di educazione degli attori, di tutti quelli che intervengono, perché è uno dei terreni in cui la società digitale ha il massimo dell'esposizione. Telemarketing è quasi una forma di inseguimento di tutti gli italiani che vengono contattati alle ore più disparate, specialmente in quelle serali o del dopo cena addirittura, per proposte di connessioni a DSL o di assicurazioni. La risposta è il registro delle opposizioni, che sta effettivamente crescendo, si sta in qualche modo affermando, ma vorrei chiederle, non sarebbe il caso di estendere questa ancora di salvezza anche all'area del mobile, quindi sottrarre decine di milioni di utenze al rischio appunto dell'inseguimento, come dire, della persecuzione? Sì, io devo dire, il registro delle opposizioni, per come oggi viene congegnato, non è sufficientemente utile, come sappiamo, a fermare questa spinta, io trovo irrazionale, al telemarketing selvaggio. E la prima considerazione che mi viene da fare, e che ho fatto più volte anche ad alcuni dirigenti di impresa, è che
quella forma di marketing probabilmente appartiene ad altre stagioni e che si finisce con l'irritare il consumatore più che conquistarlo. Per cui ci andrebbe prima di tutto un atteggiamento diverso da parte degli operatori economici che vogliono utilizzare la telefonata per acquisire clienti o per promuovere i propri servizi. E tuttavia, in assenza di questo salto, come dire, di atteggiamento da parte degli operatori, noi dobbiamo fare i conti con una crescita vertiginosa di queste segnalazioni. Noi soltanto in questi ultimi mesi abbiamo avuto migliaia di segnalazioni di cittadini che lamentano una telefonata indesiderata e la nostra struttura non è in grado, come dire, di rispondere solo col contrasto, che pure facciamo e facciamo dedicando moltissime energie alle segnalazioni che arrivano, alla ricerca e all'istruttoria dei casi, fino alle sanzioni che sono cresciute moltissimo in questo ultimo anno. Il punto è come cambiare il sistema di contrasto e probabilmente bisognerà far sì, e noi questo abbiamo indicato al Parlamento, estendere a tutte le utenze. In Italia ci sono 110 milioni circa di utenze telefoniche, di queste soltanto credo 10 milioni o 13 milioni sono iscritte, sono negli elenchi telefonici, solo quelli quindi hanno solo circa appunto 13 milioni di utenti hanno la possibilità di iscriversi al registro e solo poco più del 12% lo fa. Bisognerebbe, a mio parere, estendere a tutti quelli che hanno un'utenza telefonica la possibilità di rivolgersi a un registro e di iscriversi al registro delle opposizioni, se non vogliono avere più telefonate promozionali, e quindi essere molto severi con le sanzioni, ma anche rendere agevole da parte delle imprese l'accesso al registro delle opposizioni, che oggi è molto costoso. Spesso parliamo di privacy nelle comunicazioni tra persone o nelle comunicazioni tra persone e macchina. Presidente, tutte queste nuove frontiere sono per alcuni versi un po' inquietanti. Bisogna affinare gli strumenti di intervento? Siamo pronti a gestire questa nuova frontiera? E qui purtroppo si confrontano una corsa velocissima dei produttori di intelligenza artificiale, di innovazioni in tutti i campi dello sviluppo dell'economia, che tendono a condividere e a connettere tutto quello che esiste, quindi naturalmente non solo più i dati delle persone che comunicano al telefono, ma anche degli oggetti di cui noi ci serviamo e anche sempre più per l'evoluzione anche della medicina, entra in gioco, entra in connessione anche il nostro corpo. Naturalmente la vulnerabilità del sistema fa più danni quanto più si avvicina alla persona, fa già danni gravi, come abbiamo visto, anche solo quando interviene nella gestione di informazioni che siano estranee al nostro corpo, ma quando riguarda il corpo, la fisicità della nostra persona, questo danno può essere davvero esiziale. Il punto è assistere questo sviluppo dell'economia che è incontenibile, che non va fermato, va semplicemente accompagnato da una progettazione che accompagni la nascita di queste nuove forme di economia con la protezione dei dati. La sharing economy, benissimo, io credo che sia incontenibile, che sia una delle prospettive, però è impensabile che anche i legislatori che in Europa si stanno occupando di sharing economy ignorino il fatto che è un'economia anche quella fondata sui dati
E se un'economia è fondata sui dati e tu non proteggi i dati, non proteggi l'economia, oltre che la persona. Per cui nella società digitale i dati diventano, la persona diventa dato e il dato diventa persona. E allora non possiamo non costruire una società che abbia come prima esigenza quella di proteggere i dati. La società digitale non crescerà bene se non avrà al centro la persona. E la persona in questa società può dare la bussola, può aiutarci a capire qual è il tipo di sviluppo giusto e qual è quello che dobbiamo contenere. E questa, a mio parere, è una sfida che riguarda, che ci riguarda tutti, riguarda tutte le istituzioni. Noi ci lavoriamo, ecco per quello che le dico che il nostro lavoro è cresciuto molto e con questo lavoro crescono anche le nostre difficoltà a stare al passo. È una sfida che richiede un grande esercito per combattere il drago di cui abbiamo parlato. L'esercito è in condizione di combattere questa sfida? Le truppe sono sufficientemente allertate? No, direi che abbiamo poco più di un plotone, perché siamo figli di una idea dell'autorità legata alla società predigitale. Per cui quando nel nostro paese è nata, si è costituita questa autorità, non si aveva presente, non era matura questa condizione. Quindi questa struttura è assolutamente inadeguata. Io ho avuto modo di ricordarlo al Parlamento anche nei giorni scorsi, ma lo sto sostenendo da tempo. Occorrerebbe far crescere molto, far diventare un esercito, ma non per il gusto di avere molti soldati, ma per la necessità di non perdere la sfida che è affidata molto alle autorità indipendenti, perché noi in qualche modo anticipiamo, perché possiamo dare risposte più veloci, perché possiamo intuire più agevolmente alcune nuove tendenze e farci trovare pronti, perché abbiamo bisogno di verificare se tutto quello che noi abbiamo prescritto, noi e il legislatore, viene rispettato. Per far questo occorre andare in giro nelle banche dati, verificare che tutto venga conservato e gestito secondo le nostre indicazioni e nel rispetto della disciplina dei dati personali. Per far questo occorrerebbe davvero un esercito. Noi abbiamo poco più di un plotoncino, devo dire di grande valore, molto attivo, molto impegnato e molto motivato, ma insomma dovremmo crescere. Beh, il quadro che ne ha fatto è un quadro compiuto, importante, dove prevale forse la patologia, ma dove la fisiologia e l'approccio etico, diciamo, alla gestione del dato è l'elemento forse più rilevante. Diciamo, il vero problema è che è da, come dire, auspicare che l'opinione pubblica, le imprese, gli stessi politici percepiscano nettamente e definitivamente il ruolo del garante, non come lo sceriffo di Nottingham che deve esigere il rispetto di norme difficili da digerire, quanto invece il Robin Hood che è pronto a prendere, come dire, le parti della popolazione in difesa rispetto appunto a quel drago. È una forzatura. Questa immagine mi piace molto, non so quanto successo avrebbe oggi questo racconto, ma insomma andiamo in quella direzione. Grazie Presidente. Grazie.